Sì, allora grazie mille, grazie anche alla consigliera Celli che ha anticipato e quindi tra tutte le motivazioni che lei già conosce perfettamente, che conosce il territorio, in particolare su questa scuola, infatti c'è un contenzioso che pende e quindi l'amministrazione ferma fino a che il giudice non decide. E proprio questo è il punto che riguarda questa scuola. È una scuola che è sotto i fari di questa amministrazione, dell'assessorato lavori pubblici. Anche la presidente Zotta è sempre presente per quanto riguarda gli argomenti sulle scuole. Ci tengo a dire che le scuole di competenze devono essere ultimate dal Dipartimento SIMU. Sono scuole che aspettano da anni, anni, alcune 2010, 2012, di essere finite, hanno problemi che si sono accartocciati tra di loro, problematiche pazzesche. Non è vero che tutte sono collaudate, anzi, molte purtroppo sono soggette a nuove normative subentrate negli anni, perché visto che non le hanno aperte le amministrazioni prima di noi, anche lì subentrano delle normative e quindi bisogna rimetterci le mani, quindi non hanno spesso il collaudo per questo. Voglio ricordare che questa amministrazione è votata dai cittadini al governo di Roma, è riuscita ad aprire scuole che invece hanno dormito con le altre amministrazioni. Mi riferisco alla Mazzacurati dell'undicesimo municipio, e guarda, guarda, ma la consigliera Celli questo non lo dice, la Motta Camastra al municipio sesto. Questo lo dico perché siccome proprio perché noi siamo stati votati e siamo al governo di Roma e quindi stiamo facendo fiato sul collo agli uffici, ecco che riusciamo a fare in 4 anni, col tempo che ci vuole, consigliera Celli e tutti gli altri consiglieri, col tempo ci prendiamo il tempo che ci vuole per aprire le scuole, chiaramente con enormi difficoltà per quello che abbiamo ereditato. Anche 4 anni, ma arriviamo a meta. Quindi in particolare proprio su questa scuola, proprio perché c'è un contenzioso e quindi non dipende dall'amministrazione, ma l'amministrazione è subito pronta con il municipio decimo che è molto attivo su questo, è subito pronta a mettere le mani, dobbiamo aspettare il giudice. Quindi il voto è no a questa mozione. Grazie.